Nel giorno dell'inizio della costruzione delle fondazioni del primo dei tre piloni del nuovo ponte di Albiano Magra, quello che andrà a sostituire quello crollato l'8 aprile 2020, sopra il luogo tecnico nei cantieri della ricostruzione del presidente della regione Toscana Eugenio Giani assieme al presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il vice ministro alle infrastrutture e mobilità sostenibili Alessandro Morelli, il commissario straordinario Fulvio Maria Soccodato, il presidente di ANAS Claudio Andrea Gemme e il sindaco di Aulla Roberto Valettini. I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma e il nuovo ponte sarà completato per marzo 2022. Io sono convinto comunque che sia anche davvero stata molto bella la collaborazione che si è creata fra l'ANAS, la Regione Toscana, la Regione Liguria. Insomma, il far squadra ci consente oggi di presentare sia l'inizio dei lavori del ponte, sia l'ingresso a Ceparano, che sarà tanto funzionale per quello che è la realtà ligure nell'ingresso all'autostrada. Ma le opere si fanno se le istituzioni sanno collaborare, lo abbiamo dimostrato con l'ex Ponte Morandi, Ponte San Giorgio di Genova, l'abbiamo dimostrato molte volte quando le istituzioni sanno dialogare e viaggiano per l'obiettivo comune di dare una qualità della vita migliore a cittadini e imprese, le cose si fanno. Gli interventi riguardano la rimozione delle macerie e la costruzione del ponte con una spesa complessiva di oltre 30 milioni di euro. Il ponte sarà lungo 230 metri e prevede anche una pista ciclabile e un percorso pedonale. I lavori seguono il cronoprogramma che abbiamo stabilito quando sono arrivato a dicembre. Di fatto sono già partiti ormai da diverso tempo e oggi assistiamo all'inizio delle fondazioni, della realizzazione delle fondazioni in alveo. È il frutto di un lavoro molto impegnativo che si basa su una fortissima partecipazione di tutte le istituzioni e gli enti. A giugno saranno completate le rampe sulla A12 con pedaggio gratuito per i residenti.